questo porta anche un grande beneficio economico, perché oltre all'azionariato diffuso verso i cittadini porta anche un bel incasso per il comune e per il bilancio del comune, e questo ci consentirà di essere molto meno pesanti nel nuovo bilancio e quindi tenere conto di questa nuova entrata e tenere più basse, quindi non aumentare o aumentare molto meno di quello che sarebbe stato previsto la pressione fiscale verso i cittadini. Ma l'altra cosa importante è che Cavriglia cambia pelle, quindi dall'energia prodotta in modo tradizionale si passa alla green economy, ad un'importante centrale di proprietà del comune di Cavriglia, e si comincia a dare un assetto compiuto all'area mineraria. Quindi questo, insieme al circuito ciclistico e al futuro campo di volo, è già però in parte realizzato, al campo da golf che stiamo organizzando perché si realizzi e per il quale ci sono già oltre 200 soci che lavorano, possiamo cominciare a pensare che quest'area importante che guarda il Valdarno dall'alto, perché è un altopiano e da Cavriglia si affaccia sul Valdarno, potrà avere un futuro bello e radioso, ma soprattutto fatto di sport, di attività ricreative e di energia pulita, e che non guasta in un Valdarno così chiuso, e quindi potremo rinunciare a produrre energia elettrica con le fonti tradizionali come la nostra centrale termoelettrica.